Bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo la recensione di alcuni attivi, direi quasi tutti perché li ho utilizzati praticamente quasi tutti, me ne mancano un paio e poi li ho usati tutti, della saponaria, ovvero questi qui. Ho deciso di fare un video unico, era da parecchio che volevo farlo. E quindi eccomi qui a recensirvi questi prodottini fantastici. Alcuni mi sono piaciuti più di altri, però vi dico già che sono degli ottimi attivi, fra i migliori che io abbia mai provato, nonché i primi attivi puri che io abbia mai provato, comunque sia. Per quanto riguarda la skincare, il più delle volte, perché fino adesso non credo ci siano state cose della saponaria che non mi siano piaciute, il più delle volte i prodotti della saponaria sono davvero ottimi. Perciò, siccome gli attivi sono 5 quelli che di cui vi devo parlare, cominciamo subitissimo con il primo attivo, ovvero con l'acido ialuronico. L'acido ialuronico della saponaria è a multiplo peso molecolare ed ha un potere anti-age, più idratante, più effetto lifting, ed è ottenuto per biofermentazione. L'acido ialuronico ha un forte potere idratante, quindi aiuta comunque anche a mantenere turgida la pelle, e devo dire che questo prodottino è davvero ottimo. Già dopo pochi giorni dall'applicazione si vede la pelle molto più rimpolpata, molto più definita, i tratti del viso sono molto definiti. Poi praticamente questo è acido ialuronico proprio puro, cioè giusto il conservante e l'acido ialuronico subito dopo l'acqua, ed è veramente un ottimo prodotto che io consiglio a tutti i tipi di pelle, perché comunque trattenere acqua all'interno dei tessuti cutanei aiuta a mantenere la pelle giovane a lungo e priva di rughe, comunque i segni del tempo arriveranno per tutti prima o poi, ma quantomeno in questo modo riusciamo comunque a rallentarli. Quindi io direi che è un attivo che bisogna cominciare ad utilizzare comunque anche in giovane età, anche prima dei 30 anni, in modo da preservare l'acido ialuronico, che con il passare del tempo la pelle insomma produce sempre meno. Ecco, passiamo al secondo attivo, che poi è in ordine di come li ho comprati, ovvero i miei primi due attivi della saponaria sono stati questi due, l'acido ialuronico e il collagene vegetale. Il collagene vegetale è un attivo riparatore rigenerante con un'azione lift istantanea e a lunga durata. Quindi ha un potere anti-age, rimpolpante ed ha un effetto tensore. Questo siero si può utilizzare sia come booster all'interno anche delle creme che andiamo ad utilizzare per andarle a potenziare, oppure come appunto siero prima della crema, ma anche l'acido ialuronico, esatto, anche l'acido ialuronico si può usare in tutti e due i modi, sia come booster, quindi all'interno delle creme, sia come siero prima della crema. Questo prodotto contrasta appunto, come vi ho detto, la perdita di tono e la perdita di elasticità cutanea. Anche questo è un prodottino veramente ottimo. Ho letto da qualche parte che, non mi ricordo dove, mi pare su un libro, su uno dei tanti libri che io compro ogni volta e che comunque mi piace leggere, che è molto meglio utilizzare dei sieri o delle creme che vanno a stimolare la produzione di collagene all'interno della pelle. Però io ho voluto comunque comprarlo ed usarlo per vedere un po' com'era l'effetto di questo siero, e devo dire che è un siero ottimo, che mi ha reso la pelle, con l'uso costante, mi ha reso la pelle molto più rimpolpata e rivitalizzata e liftata. Ottimo, veramente ottimo prodotto, anche perché si possono anche usare insieme i sieri. Il bello degli attivi puri della saponaria è che si possono utilizzare tutti quanti in combinazione per un potentissimo
potentissimo effetto anti-age, si possono mischiare tutti insieme, quantomeno questi che vi sto facendo vedere, ecco, poi gli altri, quelli nuovi, non lo so se possono essere mischiati a come possono essere mischiati, però questi qua che ho comprato io, questi che vi sto recensendo, li potete usare tutti insieme, avrete un super siero attivo che va comunque a contrastare tutti i segni del tempo in più campi, quindi antimacchia, perdita di tono, rughe di espressione, insomma, top. Mi piace proprio questa cosa che se si vuole si possono mischiare tutti quanti insieme. Infatti io penso che poi li ricomprerò tutti e li mischierò un paio di gocce tutti insieme per fare un siero, un elisir di lunga giovinezza. Abbiamo poi l'eco fermentato attivatore, questo qua è una vera e propria potenza. Questo siero è spettacolare, anche questo si può utilizzare sia puro, che quindi come siero viso, sia mischiato con gli altri, sia come booster per le creme che vai ad utilizzare, un paio di gocce all'interno della crema, ovviamente crema messa nella mano, no? All'interno della confezione naturalmente, e va a potenziare appunto la crema che si usa. Io comunque i sieri, questi qua, gli attivi della saponaria, io ho sempre preferito usarli come sieri e non come booster all'interno delle creme, perché il più delle volte comunque non mi piace alterare la composizione delle creme che vado ad utilizzare. E praticamente qua c'è scritto che è un multiattivo ottenuto dalla fermentazione simbiotica di estratti marini, stimola la naturale sintesi di elastina, di collagene e di acido ialuronico, e questo conferisce a questo siero, a questo attivo, un forte potere anti-age, antimacchie e levigante. Questo siero in particolare, così come quello alla vitamina C, ma questo siero in particolare è ispirato alla skincare coreana. Sapete quanto io adori la skincare coreana e tutto quello che è comunque collegato alla Corea. Top! Quando io ho utilizzato questo siero avevo la pelle molto più luminosa, molto radiosa, molto compatta, levigata e molto soda, molto, perché comunque va a stimolare appunto la produzione naturale di elastina, di collagene e di acido ialuronico già diciamo all'interno della pelle, perciò questo dà un effetto antietà immediato, top, top, top. Passiamo alla vitamina C. La vitamina C è molto utilizzata nella skincare coreana, perché appunto le donne coreane sono sempre attente alla salute della loro pelle e vogliono sempre una pelle radiosa, quindi la vitamina C comunque va a schiarire, anche perché loro sono fissate con lo schiarire la pelle, sia i maschi che le femmine, va a schiarire la pelle, a eliminare le macchie, a contrastare le macchie che possono comunque venire sulla pelle, a schiarire quelle già esistenti, a rendere la pelle molto più compatta. Il siero, l'attivo appunto della saponaria, ha un'azione antiossidante e rigenerante, uniforme e compatta appunto l'incarnato. È illuminante più antimacchie, anche questo si può utilizzare sia come siero, sia come booster per le creme che si vanno ad utilizzare. Non è fotosensibilizzante e quindi la si può utilizzare anche in estate e anche di mattina. Top! Passiamo all'ultimo, ultimo ma non per importanza né tantomeno per performance, attivo della saponaria che io ho utilizzato su me stessa e che ho comprato due o tre volte, ovvero il fitoretinolo. Il fitoretinolo è un attivo antietà che conferisce, che favorisce il rinnovamento cellulare e la sintesi del collagene. Vitamina A equivalente, che ha però una maggiore tollerabilità cutanea. È anti-age e rigenerante più effetto lift. Il fitoretinolo è meglio tollerato dalla pelle rispetto al retinolo e quindi è molto più difficile che dia comunque problemi alla pelle, perché il retinolo comunque può dare dei problemi alla pelle se si ha una pelle comunque particolarmente sensibile. Il fitoretinolo invece è molto più tollerato, è molto più ben tollerato dalla pelle. Questo l'ho comprato, ne ho anche una confezione sana di là,
Ed è quella è la quarta confezione che compro, perché comunque è un attivo veramente ottimo, dalla pelle anche lui un effetto tensore, una luminosità immediata dopo poco tempo dall'utilizzo, ed è anche questo si può utilizzare sia come siero sia come booster all'interno delle creme. Io anche questo l'ho sempre utilizzato come siero, come tutti gli altri attivi. Spesso li ho mischiati tutti insieme e non vi dico l'effetto favoloso che si ha comunque mischiandoli tutti insieme. Sono degli attivi che io comunque consiglio a partire già dai 25, l'acido ialuronico anche a partire dai 20 anni secondo me. Prevenire, ricordatevi che è sempre meglio che curare. Ma già dai 25 anni in poi sono attivi che io straconsiglio, perché sono davvero veramente veramente ottimi, meritano tutti quanti. Non so come sono gli altri che poi voglio andare a provare. L'unico con cui non mi sono trovata particolarmente bene è il coenzima Q10, che non so, non ho trovato più la confezione, non so che fine ha fatto. Comunque l'ho utilizzato pochissimo, perché comunque non so se magari lo usavo male io, non lo so, però tutte le volte che lo utilizzavo mi spuntava qualche brufolo. Ora non so se è una coincidenza, comunque alla fine non l'ho più usato, poi forse l'ho buttato ma era quasi pieno perché forse era scaduto il PAO, non mi ricordo. Comunque quello è l'unico con cui non mi sono trovata particolarmente bene, ma non so, forse era un periodo mio, forse è stata una coincidenza, non ho idea, perché poi tutti gli altri attivi sono un top, un must have che non può assolutamente mancare se cercate comunque degli attivi puri che funzionino. E veramente la saponaria è uno dei miei brand ego bio preferiti in assoluto. Ok, questo è quello che penso degli attivi della saponaria. Questi sono tutti gli attivi della saponaria che io ho provato e che ho comprato e ricomprato nel corso del tempo e che vi straconsiglio. Non so se anche voi li avete usati. Se li avete usati, mi raccomando, scrivetemelo sotto in un commentino. Io vi risponderò con piacere. Ditemi con quali vi siete trovati bene, se vi siete trovati bene, se condividete la mia opinione e se ne avete usati altri di attivi che comunque vi hanno dato dei buoni risultati. Ok ragazzi, penso di aver parlato anche abbastanza, quindi vi mando un grosso bacio e mi raccomando, siccome questo video penso che lo metterò poco prima della fine dell'anno, io vi auguro di passare uno splendido fine anno e un meraviglioso e scoppiettante inizio di 2022, con la speranza che il 2022 finalmente sia un anno migliore e che finalmente possiamo uscire da questa stramaledetta pandemia che ci ha ossessionato per 2 anni quasi. Direi che abbiamo patito abbastanza. Un bacio e ancora tantissimi auguri. Ciao!